partiti. Un po' in ritardo Giunchiglia e Prestinè, mentre dal gruppo è velocissimo Steldrum che si porta immediatamente in vantaggio su Bolbahari, che nonostante lo steccato largo in breve si propone al suo fianco adeguandosi. Poi ancora Zanella che rimane in quota avendo all'interno Bend Point, più dietro Cimalonchamp con di dentro Armus, poi ancora Scettica, Prestinè, Hove e Giunchiglia in ultima posizione. Steldrum in avanti lungo l'arco della piegata. Nella sua scia si è posto Bolbahari con la giubba gialla, con i due che hanno preso margine rispetto al resto del gruppo, che vede al terzo posto Bend Point in giubba fucsia, poi Armus in giubba bianca con il cap verde, che ha vicino Cimalonchamp con le maniche cap blu scuri, poi ancora Prestinè insieme a Zanella, leggermente più arretrata Scettica, ancora più dietro viaggiano invece Hove e Giunchiglia. Seldrum sempre generosamente in vantaggio nella sua scia Bolbahari, che non lo perde di vista col gruppo che segue ben più arretrato. Al terzo rimane sempre Bend Point con Armus vicino e a loro volta più dietro gli altri, che vedono a cappeggiarli in quinta posizione Cimalonchamp. Davanti Steldrum sempre col suo margine rispetto a Bolbahari e soprattutto quest'ultimo sempre col suo margine rispetto alla coppia ora, che vede Bend Point all'interno su Armus al largo, più arretrato Cimalonchamp, in sesta posizione Zanella che ha in scia Scettica in giubba Bordeaux. In quest'ordine nell'ultimo tratto della retta di fronte sempre in avanti il favorito Steldrum, chiaro rispetto a Bolbahari che non lo vuole perdere di vista, gli altri più arretrati con Armus che sopravanza Bend Point e prova il recuperone. Da dietro per il momento non guadagna meter nessuno, siamo ormai in prossimità del completamento della piegata con Steldrum sempre in vantaggio su Bolbahari, al terzo Armus, al quarto Cimalonchamp, poi Bend Point, Zanella, Scettica, più dietro ancora Giunchiglia, Prestinè e Hove, e ancora in vantaggio Steldrum con Bolbahari che temporeggia nella sua scia, Armus e Cimalonchamp che organizzano il recupero, poi Scettica e Zanella, Steldrum davanti con Bolbahari che è ancora lì, che solamente adesso sposta dalla sua scia, poi Cimalonchamp che sta recuperando avendo sopravanzato Armus, Steldrum che prova a reagire, Bolbahari che si presenta in maniera molto incisiva al largo di tutti Cimalonchamp, Steldrum contro Bolbahari che adesso viene richiesto in maniera pesante dal suo gentleman rider, Steldrum che reagisce a Bolbahari che nell'ultimo tratto rimane lì, Steldrum che arriva fino in fondo respingendo Bolbahari, al terzo ancora Cimalonchamp, poi Armus, Giunchiglia, Hove e tutti gli altri. Da favorito Steldrum, Riccardo Bellucco in cost to cost reagendo tutta strada e vincendo Lettore Bocconi, il signor Pacifici al training, il signor Accogli ai colori.